Take your mark. Tanto siamo in acqua con la prima serie maschile dei 400 miss in corsia 4. Michael Meyer, atleta sudafricano del team olimpico, uno degli atleti presenti qui a Treviso, il team olimpico, 1:01:30 suo passaggio a farfalla, seguito da Francesco Peron in corsia 5, seconda posizione, 1:02:20 il suo passaggio a farfalla. Francesco Peron, abbiamo ricordato, 3 nazionali italiane giovanile per lui, una Coppa Comen e 2 campionati europei junior, vincendo 4 medaglie internazionali. Ottimo mistista e soprattutto stile liberista dei nuotatori trentini. ...34:74 Michael Meyer in quarta corsia, suo primo 50 della frazione dorso, però alle sue spalle sempre in seconda posizione, premiazione che ancora una volta ricordo sarà effettuata al termine dei 50 rana maschili, tutte le premiazioni relative ai 400 misti. Michael Meyer, corsia 4, aumenta il suo vantaggio al termine della frazione dorso, 33:73, 2:09:77 il suo passaggio 200 metri. Francesco Peron sempre alle sue spalle in seconda posizione, poi in terza posizione dovrebbe essere la prima corsia Federico Mestroni, atleta classe 99. Ricordo che la prossima gara saranno i 50 rana esordienti a femmine, saranno 5 le serie previste. 37:08 Michael Meyer, suo primo 50 frazione rana, 39:46 Francesco Peron in seconda posizione. Siamo di fatto a una delle ultime gare prima del grande appuntamento di quest'anno, che sono naturalmente i giochi olimpici in Brasile a Rio de Janeiro. Team olimpico Michael Meyer del Sudafrica onora il meeting di Treviso, seconda edizione Rossini Swim, seconda edizione Treviso Swim Cup. Intanto siamo alla virata dei 300 metri con Michael Meyer, 38:12. Francesco Peron 39:81, seconda posizione, sale in terza posizione dalla settima corsia Lorenzo Rodella, Veneto Banca Montebelluna, 41:35 questo suo 50 rana, ultime vasche a stile libero. ...31:20 Michael Meyer questo 50 stile libero, Francesco Peron 31:45, siamo già agli ultimi 25 metri, inserisce il colpo della gambata l'atleta del Sudafrica, lo accogliamo con un applauso il vincitore maschile dei 400 misti, conclude la sua prova con il tempo di 4:25:39, quindi ottima prestazione per lui. Seconda posizione Francesco Peron in corsia 5, 4:35:33. In terza posizione dovrebbe essere l'atleta in settima corsia Lorenzo Rodella, 4:48:92, risultati naturalmente ufficiosi.
Alla partenza abbiamo la quinta serie femminile 50 run esordienti A.